Buonasera a tutti, siamo qui questa sera, la seconda serata di visione condivisa dei cataloghi dei laboratori del Dipartimento Cultura a tema dato confini. Sono stati 40 laboratori, 33 i cataloghi poi, che sono stati realizzati. Il catalogo è il segno del successo pieno di un laboratorio, perché le opere sono state realizzate e valorizzate in un documento che è PDF per tutti e per qualcuno che è riuscito a trovare qualche soldino e ha fatto anche la stampa. Ecco, quindi ogni laboratorio ha le sue risorse, le sue possibilità, ha un certo numero di partecipanti, ci sono laboratori abbastanza ampi, con 50, 60 partecipanti, altri con 4 partecipanti. Attraversiamo 14 regioni, quindi non abbiamo esattamente un elenco di cose, di come Confini è stato partecipato, perché la struttura che ci siamo dati però quest'anno per il tema Totem e Tabù ci darà questi dati. È per quello che abbiamo chiesto a tutti un minimo vero di impegno anche da un punto di vista burocratico per poter far conoscere a tutti, no? Quello che è l'entità della nostra esperienza. La presentazione dei cataloghi abbiamo lasciato la completa libertà, in maniera tale che la cultura di laboratorio, è vero, locale, si possa esprimere pienamente. Quindi può parlare il coordinatore, possono parlare i suoi collaboratori, possono parlare i partecipanti, potete dire quello che volete. Avete al massimo 15 minuti, naturalmente potete anche fare una cosa più abbreviata, ecco, in maniera tale che non si va oltre. Se avremo un po' di tempo, lascerò eventualmente commenti liberi, quei 5-10 minuti. Però alle 10:40, massimo 10:45, chiudiamo l'attività, perché poi domani è un giorno lavorativo e quindi bisogna anche ritirarsi. Ecco, io adesso do la parola al primo laboratorio, che è quello della Doretta Gerevini. Adesso condivido il mio schermo. Ecco, apro il catalogo. Ditemi poi se va tutto bene. Eccoci arrivati. Beh, passiamo i testi che non sono da leggere. Se volete, potete andare su Agora di Cult e vi trovate il catalogo, è vero, intero. Ecco, vedremo tutti i lavori. Do la parola a Doretta. Prego, Doretta. Grazie Silvano, buonasera e buonasera a tutti. Come dicevo all'inizio, grazie Silvano per questa bellissima opportunità, non solo per così incontrarci per il nostro catalogo, ma anche per incontrare altri laboratori e quindi sempre questa condivisione, questa è una cosa veramente molto bella. Allora, il nostro Lab di Cult 118 FIAV Mantova Brescia. Diciamo che il primo confine che abbiamo superato è stato quello di aprire le nostre porte anche un'altra provincia, che è stata quella di Brescia. Questa secondo me è stata una cosa molto bella. Quest'anno per la prima volta ho avuto due collaboratori eccezionali, Ambra Mariani e Lorenzo Castegnero. Ambra Mariani fa parte del Fotoclub Il Castello, di Castel Goffredo, e Lorenzo Castegnero è il presidente del Fotoclub della Val Tenisi di Padenghe. Quindi grazie a loro perché è stato un percorso veramente condiviso e bello, bello, proprio molto bello. Il nostro lab è iniziato, ha avuto inizio in novembre del 2022 e diciamo che abbiamo avuto 39 iscritti, di cui 29
hanno portato a termine il lavoro con 26 cataloghi. Quindi guardate, siamo veramente molto, molto contenti di come è andato tutto il laboratorio. Ci siamo avvalsi della serata, di una serata, di serate importanti, perché abbiamo comunque iniziato in un momento in cui ancora il discorso del Covid ci stava un attimino mettendo a dura prova per quanto riguarda la possibilità di incontrarci di persona. Quindi abbiamo fatto delle serate online. Quindi grazie anche alla condivisione e questo è stato molto bello, anche Claudia Ioan che ci ha tenuto una serata bellissima e che abbiamo condiviso con il Lab di Cult di Giancarla Lorenzini. Quindi anche questo è stata una bella condivisione. Dopodiché abbiamo avuto due serate con lettori portfolio di primo ordine, come Stefania e Massimo Mazzoli. E quindi prima di questo avevamo già condiviso una serata col Lab di CUL 137 di Bologna e ci siamo scambiati, in pratica noi abbiamo partecipato alla loro lettura e portfolio e viceversa. Ed è stata veramente una crescita importante, è stata un'ulteriore crescita in realtà. Questi confronti sono sempre importanti perché si impara sempre. Allora, quest'anno è stato, penso per la prima volta io ho fatto tutti i laboratori, a parte forse il primo Silenzio, se che l'aveva cominciato Silvia Campucci. Dopo il resto ho fatto tutti, però quest'anno c'è stata una condivisione, perché poi abbiamo fatto due incontri in presenza, per fortuna, quindi abbiamo fatto anche un lavoro di squadra, proprio abbiamo finalmente ci siamo visti in faccia ed è stato molto bello perché ne è uscito un laboratorio con persone rispettose, con persone che si sono rese disponibili alla critica costruttiva nei confronti degli altri e si sono messi a disposizione degli altri per farsi criticare il proprio lavoro. E quindi questo è stato un momento molto bello. Questo sempre con una condivisione ed una predisposizione molto cordiale e molto amichevole. E anche la predisposizione alla crescita. Ed è questo importante in un laboratorio, perché sappiamo bene che nel laboratorio è fatto di step, è fatto di passaggi e quindi di confronto. E questo secondo me quest'anno è stato veramente una cosa molto particolare, molto bella. E, ecco, una cosa che un po' vorremmo rimarcare un po' è questa. Noi diciamo sempre che il senso vero del laboratorio è quello di portare diciamo, degli argomenti e dei lavori che nascono dal niente e che man mano crescono. Ora, abbiamo dato spazio anche a chi ha comunque presentato lavori che comunque facevano parte di qualcosa di già pronto, no? Che avevano già nel cassetto. Però ecco, diciamo, puntualizziamo questo. Il laboratorio comunque, tu Silvano, mi puoi dare conferma, è fatto proprio per una crescita personale, quindi presentare un lavoro nuovo che nasce nel laboratorio. Ecco, questa è una cosa importante. Poi un'ultima cosa che volevo dire, perché poi mi piacerebbe anche dare la parola ai miei collaboratori, Certo. l'importanza della presenza, ma della presenza fisica sia nelle serate online, che anche ovviamente nelle serate di confronto in presenza. Perché questo? Perché anche nelle serate online comunque si porta a casa tanta roba. Cioè, nel senso, se uno non ha un'idea o se sta sbagliando un qualche cosa, dalla serata online che si fa con una persona preparata o con un tutor o comunque con un confronto tra di noi, è comunque un momento molto importante. Quindi non è che il laboratorio è fatto per trovarci alla fine ad avere un lavoro finito, ma è per fare anche un percorso insieme. Ecco, questo è quello che io penso. Quindi facevo il punto su questa cosa perché ovviamente c'è stata qualche assenza di questo tipo. Ecco, quindi, però va bene, alla fine siamo contenti di come è andata perché i lavori che ne sono usciti sono uno diverso dall'altro e sono tutti lavori. Secondo me e secondo anche i lettori portfolio che abbiamo avuto di un certo spessore, quindi direi che possiamo essere contenti. Silvano, se vuoi intervenire per No, puntualizzare no, qualcosa, dai pure,
Io Ok, io. concordo pienamente con quello che hai detto, sono molto contento di queste condivisioni che abbiamo sempre cercato di promuovere. Dai pure la parola ai Sì, partecipanti. io darei la parola sia a Lorenzo Castegnero Certo. e Ambra Mariani dopo, che così sono stati i miei due collaboratori quest'anno, molto bravi, molto attivi, e c'è stata una bellissima squadra, quindi sono veramente molto, ma molto contenta. Ecco. Quindi Benissimo. Lorenzo, intervieni tu, che poi facciamo intervenire anche Ambra un attimo. Prego. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo. Volevo aggiungere, oltre a quello che ha già detto Doretta, il fatto che siamo rimasti stupiti per la varietà dei temi riguardo al confine, che sono, per come è stato affrontato il tema confini. Ci sono stati molti progetti e non ce ne sono stati due uguali. E questo Certo. veramente per noi è stata una sorpresa, perché è evidente che c'è stato un lavoro di ricerca da parte delle persone che hanno partecipato al laboratorio molto molto importante. E questo, posso dirlo, ci riempie di soddisfazione, ecco. Giustamente. Ambra? Prego. Buonasera a tutti. Sentite, Ciao Ambra. io punterei ringraziando poi anche quelli che sono stati i nostri lettori portfolio, Massimo Mazzari e Stefania Lasagni, che spero che siano presenti stasera, che così possono vedere il risultato anche finale delle opere svolte da tutti i partecipanti al laboratorio. È stato un momento di crescita perché abbiamo visto nascere tutti questi portfolio, poi modificarsi col tempo, approfondire e le persone anche interrogarsi rispetto a ciò che presentavano, gli argomenti di cui trattavano. Quindi è stato un momento di interscambio e per me anche di crescita personale, nel momento in cui ho visto molti partecipanti portare qualcosa di sé, anche addirittura delle storie personali molto toccanti, e quindi io li ringrazio veramente per l'impegno che hanno messo nel dedicarsi a questo progetto. Benissimo. Ecco, noi c'è ancora tempo, Silvano, un attimo. Sì, ce l'hai. Adesso sono arrivato adesso alla fine del proietto le cose. Comunque hai ancora, scusa, tranquillamente altri 5 minuti se ne hai bisogno. Ok, guarda, prima di tutto allora anch'io volevo unirmi a ringraziare appunto i miei collaboratori e anche tutti i partecipanti, perché come ripeto hanno avuto veramente un modo superandi molto bello, ecco, che mi è piaciuto molto. Abbiamo fatto veramente squadra. Ecco, volevo dire che il nostro impegno adesso è quello di fare una mostra collettiva che coinvolga tutti i 26 progetti. Ovviamente siamo in tanti, ma ci stiamo impegnando per trovare un luogo che ne valga la pena per tutti, perché è giusto, insomma, sarà un piacere condividere tutte queste cose. Poi con grande piacere saremo a Colorno, saremo ospiti del Colorno Photo Festival. Ecco, qui purtroppo abbiamo dovuto mettere i voti, come giustamente ci avevi già sin dall'inizio nel regolamento un po' consigliato, no? Abbiamo dovuto mettere tutti i progetti ai voti di tutti in modo molto democratico e per sceglierne 12 tra questi 26, perché ovviamente a Colorno non è che ci potessimo andare tutti, però diciamo che questi 12 rappresentano tutto il laboratorio, ecco. Bene. E che poi ripeto, noi come coordinatori stiamo davvero impegnandoci per trovare un sistema, e sicuramente lo troveremo, per fare una bella mostra collettiva, perché è giusto che ognuno, insomma, veda il proprio lavoro, visto che lo meritano tutti di essere esposto, ecco, questo sì. Quindi faccio un ultimo appunto, ricollegandomi a una cosa che hai detto prima, Silvano. Il lavoro a progetto è un tema dato, è veramente molto, ma molto importante. Anche se tutte le volte all'inizio diciamo tutti, oddio, qui come potremo affrontarlo, però è un qualche cosa che mette in moto tante di quelle situazioni personali e psicologiche che sono veramente incredibili, perché dal niente poi vanno a scaturire tanti di quei progetti, tante di quelle cose che aiutano anche
Personalmente, secondo me, ecco, dando sfogo a un qualche cosa di personale. Ecco, Non c'è grazie. come. Basta così perché così do spazio a tutti gli altri. Grazie a voi e complimenti per i tanti risultati che avete raggiunto. Veramente. Bene, Scusate, passiamo. volevo salutarvi e dire che complimenti anche per l'impaginato del catalogo, è stato un piacere vedere come si sono evoluti i vostri progetti nel corso del tutoraggio e tutto. Bellissimo lavoro, Doretta e tutti i suoi collaboratori. È stato un piacere rivedervi. Ciao. Grazie Stefania, grazie Massimo, veramente siete stati grandiosi. E Claudia, neanche da dire, ovviamente, ci mancherebbe altro, ma veramente avete tutti contribuito a qualcosa di veramente bello. Grazie, 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 veramente. Bene, avanti col prossimo, il Lab 119, che è poi residente del Club ICE di San Felice sul Panaro. Do la parola, a Luca Monelli. Bene, buonasera a tutti. È bello sempre trovarsi tutti insieme in queste belle serate. Il nostro laboratorio dal 2022, quindi 2023, si è riunito una decina, 7-8 volte, probabilmente, adesso non me le ricordo di preciso, e ha fatto questi incontri insieme anche agli altri club fotografici che dopo menzionerò che hanno insieme a noi realizzato questo catalogo e questi progetti. Intanto volevo ringraziare Silvano per il suo impegno nel gestire un po' tutti questi laboratori e soprattutto anche per il fatto che oltre ai cataloghi quest'anno abbiamo aggiunto anche queste serate che sono sicuramente importanti, intanto perché ci vediamo tutti insieme, perché è difficile potersi incontrare tutti. In questo modo lo possiamo fare. Poi naturalmente ringrazio tutti i soci dei club che hanno partecipato a questo nostro laboratorio, quindi il nostro Fotoclub ICE, il Circolo Fotografico Seriali di Concordia e il Circolo Fotografico Il Palazzaccio di San Giovanni Persiceto, quindi province di Modena e province di Bologna. Sono stati 15 gli autori che hanno portato a termine i propri progetti e sono stati 22 i progetti fotografici, quindi ci sono stati autori addirittura che hanno portato tre progetti. Li nomino per onore a loro, quindi Leonardo Addabbo, Daniele Barbieri, Davide Benatti, Giorgio Bucchi, Anna Borsari, Lorenza Cabassi, Enrico Caleffi, Raffaele Capasso, Davide Felicani, Paolo Ferrari, Alessandro Giordano, Luca Monelli, che sarei io, Simone Menghini e Giuliano Reggiani. Poi c'è stato un progetto collettivo dei soci del gruppo fotografico Seriali di Concordia e quindi loro hanno fatto un progetto collettivo tutti insieme, non hanno fatto dei progetti personali. Poi abbiamo avuto anche un audiovisivo realizzato da Graziella Lucarini. Abbiamo, come vedete, realizzato un catalogo con tutte le opere partecipanti e gli incontri, come dicevo, si sono tenuti presso la nostra sede del Club. Diversamente dai precedenti progetti, abbiamo deciso di lasciare quest'anno libertà agli autori per quanto riguarda l'installazione, perché nelle precedenti edizioni abbiamo invece sempre utilizzato la formula del pannello uguale per tutti. Abbiamo di recente, infatti, inaugurato la mostra fotografica di questo nostro collettivo l'11 settembre presso la galleria FIAF nostra qua a San Felice, con anche la presenza di Silvano Bicocchi che ci ha fatto l'onore di essere presente e abbiamo fatto insieme a lui una lettura delle immagini esposte. E parte dei lavori saranno anche noi parteciperemo a coloro, quindi una parte dei nostri lavori anche saranno esposte a coloro in Photo Life, quindi il 15 a metà di ottobre. E lunedì scorso abbiamo già iniziato invece il nostro laboratorio per quanto riguarda Totem e Tabù e abbiamo fatto il primo incontro, c'è stata una buonissima partecipazione. Sono già nate, sono stati commenti, curiosità, interessamento. Secondo me il tema
sarà sicuramente portato avanti con interesse come poi abbiamo fatto in tutti gli altri temi, perché capolinea, la famiglia in Italia, l'effimero all'eterno, ambiente, clima, futuro, confini, poi faremo anche Totem e Tabù, quindi secondo me li abbiamo fatti tutti, o mi sbaglio? Vabbè, No. non so se Ivano... Dovrei andare a vedere i protocolli, te lo posso dire. Non mi ricordo i Se non silenzi. tutti, forse ne mancherà uno. Probabilmente solo. Adesso vorrei lasciare la parola agli autori che hanno partecipato, perché so che qualcuno si è reso disponibile e l'ho convinto a partecipare, quindi ad accendere il microfono. Direi di partire con Raffaele Capasso, se c'è già. Fra l'altro, Raffaele è il nostro delegato regionale dell'Emilia-Romagna, che è anche socio del nostro club e anche lui ha partecipato con due progetti. Ci sei, Raffaele? Sì, ci sono, grazie Luca, buonasera a tutti. Ciao, Raffaele. Luca ha dovuto convincermi con la forza a parlare perché insomma, io faccio un po' fatica a parlare, quindi scherzi a No, non parte, essere, non sei timido. volevo, non sono timido, non sono timido. Volevo, scusate se non ho la telecamera, ma sono arrivato alle 9:01 perché ho fatto tardi al lavoro e quindi purtroppo sono arrivato che le telecamere erano già tutte quante impegnate. E quindi non mi vedrete, però mi sentite. Mi volevo unire ai complimenti di Luca per Silvano, per Silvia, per Claudia, per Massimo e Stefania, insomma, per il lavoro che stanno facendo sul discorso dei laboratori, perché sono nati così un po' in sordina e in realtà stanno facendo un movimento importante sia per la federazione, ma non solo. All'interno dei circoli si vedono in effetti delle realtà che si uniscono, come diceva anche Loretta, cioè interprovinciali, interregionali, quindi tutto questo è molto interessante e molto bello. E serate come queste, dove ci sono 110 persone collegate, insomma, secondo me non è male, insomma, quindi complimenti per l'ottimo lavoro. E, come diceva Luca, ho partecipato a questo progetto con due lavori. Sono due lavori che ho fatto appena dopo la pandemia. Tra l'altro, uno dei due poi ho avuto bisogno anche poi del supporto e della visione di Massimo e Stefania nel metterlo in fila, perché era un lavoro fatto con un telefono. Io ho utilizzato per un lavoro il cellulare, per un altro invece una Instax, quindi una fotocamera istantanea. E per la parte, insomma, del lavoro fatto col cellulare, era un lavoro nato durante la pandemia, dove c'era poca possibilità di uscire al di fuori dei confini, diciamo proprio quasi del comune di residenza, e quindi ho cominciato a scattare durante le mie passeggiate con il cane, che era l'unico modo per uscire di casa. Ho cominciato a scattare con il telefono alcuni scorci del mio paese, un piccolo paese di campagna, si chiama Medolla, e quindi ho cercato di tirar fuori delle belle fotografie, o meglio, dei belli scorci in un paese che tutto sommato è fatto di alberi e campagne. Quindi, insomma, chiaramente avendolo fatto col cellulare, ho elaborato il tutto con dei programmi di fotoritocco, caricando forse anche un po' troppo, ma era voluto, insomma, la parte di saturazioni, comunque di effetti, dando qualche effetto, insomma, alle fotografie. Ed è un lavoro che ho fatto Orizzonti della Bassa. L'altro invece è un lavoro fatto con la Instax, fatto con una ragazza che era incinta di due gemelli, ragazza che conosco da anni, e quindi è un lavoro sulla maternità. Ho fatto una serie di Polaroid dove ho cercato di guardare alla maternità e a questa ragazza con gli occhi di un uomo, con i miei occhi. Quindi ho cercato di portare quello che era il mio pensiero su una cosa così importante per una donna, tra l'altro, quella di essere, insomma, in attesa di avere un figlio. Se avete domande, io sono qui, sono disponibile. Niente, sono a casa ma sto sentendo una lezione sul cellulare per quello. Ah, ok, allora dai, tranquilla. Ci salutiamo, Ciao. così tutti Ok, domani la vado a prendere io e poi la metto subito a Nanna. favore, Okay? chiudi il microfono, grazie. Il microfono. Bene, devo prepararti del mangiare? No, 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 mangio là, c'è una mensa.
Ok, tutto bene la piccola? Tutto bene, tutto a posto, siamo andati a vedere la mamma che giocava a tennis. Bene, gli ha dato fastidio la piscina ieri, no? No, Silvano, comunque come organizzatore puoi chiudere tu il microfono, puoi chiudere tu il microfono alle persone. Sì, sì, io sto cercando, lo sai, ne ho chiuso uno, va bene, per favore chiudete i microfoni, chiudeteli solo se dovete parlare, per favore. Sì, sì, Silvano, abbiamo altri soci che vorrebbero dire qualcosa. Vai, se abbiamo ancora tempo. Sì, sì, assolutamente. Avete altri 6 minuti. Enrico. Buonasera, buonasera a tutti. Mi chiamo Enrico Caleffi. È la prima serata che faccio per questi progetti qua, quindi per me è un benvenuto, cioè è la prima volta che mi connetto. Mi fa veramente piacere aver partecipato a questo progetto. È stata una bellissima occasione per vedere tanti progetti di persone esperte, essendo il mio primo anno in FIAF e il mio primo progetto che ho eseguito, arrivavo con una mentalità e anche un occhio fresco, e quindi sono riuscito un po' a entrare con una nuova visione sulla fotografia e vedere i progetti di persone molto esperte, comunque con passione, è stato per me una buonissima occasione di crescita. Per quanto riguarda il mio progetto, io ho realizzato un progetto della mia città natale, che è Mirandola, e sono stato colpito dal fatto che leggendo alcune frasi riguardanti la fisica e nello specifico lo spazio-tempo, partendo dal concetto della relatività di Einstein, mi è venuta in mente questa idea di creare una sorta di confine spazio-temporale all'interno delle mie immagini, e quindi di riprendere una scena realizzata tanti anni fa da dei fotografi per delle cartoline storiche, attualizzata con la città di adesso, quindi con tutte le trasformazioni che ha subito, tra cui anche un terremoto nel 2012 che ha completamente rivoluzionato quelli che sono i monumenti storici presenti nelle cartoline. Quindi il mio progetto, sono andato appunto a posizionarmi più o meno esattamente nello stesso punto dove si era posizionato il fotografo delle cartoline storiche, e quindi ho creato una sorta di confine spazio-temporale in cui, varcando appunto questa immagine, si entra come con una finestra sul passato e si può vedere il tempo come ha plasmato i posti in cui sono cresciuto. Questo è stato per me la mia elaborazione di confini. Ringrazio ancora tutti. Considerate che Enrico è nostro socio del club da 1 anno e mezzo, quindi si è subito buttato in questo progetto e siamo molto, molto felici. Bravo Enrico. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione. Nello spazio abbiamo anche Davide. Dai. Ce l'abbiamo? Davide Felicani, ci sei? Sì, ci sono. Ciao a tutti. Io insieme ad Anna Borsari e Graziella Lucarini facciamo parte del circolo fotografico del Palazzato San Giovanni in Persiceto, e siamo da alcuni anni insieme al Fotoclub Ice di San Felice, all'Hub di Cult, e anche quest'anno abbiamo partecipato appunto al progetto nazionale Confini. Io nella fattispecie ho partecipato con 2 progetti, uno è una duplicazione praticamente di immagine, di una porzione di immagine, in modo tale da creare un'ambientazione un po' surrealista, diciamo così. E l'altro è un progetto un po' più ambizioso, in cui ho creato una sovrapposizione di 2 immagini, di 2 foto distinte, che potessero comunque avere una correlazione per confini geografici, confini di spazio, di tempo, un po' anche come
con il concetto che ha prima esposto Enrico, che potessero comunque avere similitudini, affinità di composizione oppure di analogie specifiche, come ad esempio ho creato un'immagine con Amsterdam e Venezia insieme, perché come ben sapete Amsterdam è chiamata anche la Venezia del Nord. Quindi ho creato delle immagini che potessero creare nel lettore della fotografia un'immagine che potesse essere reale, che potesse il lettore avere un'incertezza che l'immagine che vedesse fosse realmente un'immagine scattata, così come quella del Colosseo in cui passa il treno che sembra immedesimarsi nella situazione intrinseca della realtà cittadina, per dire. Per cui infatti il portfolio si chiama La verifica incerta proprio perché ho voluto creare questa incertezza, questo confine tra reale e surreale. Di incertezza nel leggere l'immagine. Questo per me è il confine tra reale e finzione. Perfetto. Grazie Davide, grazie Silvano, penso che il tempo sia scaduto, quindi In ringrazio, questo momento. ringrazio tutti quanti per l'attenzione. Alcuni nostri soci sono entrati anche nel dettaglio dei loro progetti, perché poi quando si realizza un progetto si tiene sempre a poterlo presentare, quindi è stata un'occasione ghiotta perché è importante anche questo. Quindi il nostro laboratorio continuerà con Tot e Metabù. Grazie a tutti per l'attenzione. Fantastico, complimenti a tutti ragazzi, molto bello. Allora andiamo al successivo, che è il Lab 120, che come coordinatore Silvia Tampucci, alla quale do la parola. Sì, buonasera a tutti. Mi accodo ai ringraziamenti che sono stati fatti fino adesso, ovviamente a Silvano per aver organizzato queste serate che ci permettono di conoscere meglio ovviamente i progetti svolti all'interno di tutti i laboratori. Stasera qui con me c'è il mio collaboratore Paolo Bini, l'altro collaboratore Alessio Brondi, stasera non è potuto essere presente per impegni di lavoro. Sia con Paolo che con Alessio portiamo avanti dai laboratori dall'inizio, a parte il silenzio che l'ho condotto da sola, poi gli altri li abbiamo sempre condotti insieme. Quest'anno poi ci sarà un cambiamento, nel senso che al posto di Alessia è subentrata Elena Bacchi con la conduzione del laboratorio di Sofia in Metà. A noi laboratori abbiamo iniziato appunto a farli non soltanto all'interno della provincia di Livorno alla quale appartengo, ma la provincia anche di Lucca e di Pisa, alle quali appartengono sia Paolo che Alessio. Per cui per cercare di coinvolgere ovviamente i soci dei circoli anche di quelle province. Già un paio d'anni si sono ulteriormente unite Mastia e Carrara, tra le altre cose ho visto alcuni autori che sono presenti anche stasera. Stiamo sfruttando da qualche anno a questa parte ovviamente la modalità online. I primi incontri e l'ultimo di solito lo facciamo in presenza perché crediamo sia importante comunque sia vederci, però lavorando su più province diventa anche un po' più difficoltoso muoversi spesso. Per cui ovviamente lo portiamo avanti online, ma stiamo vedendo che c'è comunque una buona partecipazione, per cui stiamo andando avanti su questa strada. Per quanto riguarda appunto la modalità del laboratorio, noi soprattutto al primo incontro cerchiamo di portare sia i contesti posti su Abilità Cult, sia alcuni esempi che portiamo noi direttamente tratti da internet. Si invitano ovviamente anche gli autori, soprattutto dal secondo incontro in poi, a portare delle idee, che siano già delle fotografie o soltanto degli spunti dai quali può iniziare un dialogo e ovviamente un confronto. Noi abbiamo visto già Martini che abbiamo portato avanti, abbiamo iniziato, Tot e Metabù, che il dialogo poi viene a mano che ci sono dei punti, perché parlando gli spunti poi vengono un po' da soli e si affrontano argomenti. Così l'abbiamo fatto per tutti i laboratori e l'abbiamo fatto ovviamente anche per Confini. Anche nel nostro caso, come per altri laboratori, vi
difficilmente ci sono lavori simili o uguali. Cioè, poi alla fine ogni autore è riuscito a creare il proprio progetto in maniera singolare, nel senso con la propria originalità, con il proprio linguaggio e con il proprio stile. Quello che noi ci teniamo a fare è di svilupparlo insieme il progetto, come diceva anche Doretta, non di tirare fuori le foto dal cassetto laddove ovviamente è possibile, ma cercare di fare un percorso insieme. Stiamo cercando di farlo, per ora direi che tutti gli autori si stanno cimentando in questa cosa e speriamo ovviamente che possa proseguire su questa strada anche per il prossimo laboratorio. Abbiamo coinvolto all'interno dell'incontro, noi abbiamo fatto quest'anno 9 incontri, 2 incontri sono stati dedicati al tutoraggio da parte dell'esterno, abbiamo chiamato Mario Filabozzi e abbiamo chiamato Andrea Angelini. Hanno dato ovviamente degli spunti di riflessione sui progetti work in progress che stavano nascendo all'interno del laboratorio stesso. Siamo partiti a settembre dello scorso anno, quindi settembre 2022, abbiamo terminato intorno a aprile del 2023 e da lì abbiamo iniziato a lavorare sulle mostre. La prima mostra è stata fatta con Marco Fantecchi, che ha coinvolto altre province della Toscana. Noi con Marco e Paolo Cappellini ci siamo divisi praticamente tutta la regione, in modo da coprire con i laboratori insomma, tutte le province. A Firenze c'è stata appunto la prima mostra collettiva del nostro laboratorio, insieme a quello di Marco. A settembre abbiamo invece fatto la mostra in provincia di Roma. Speravamo di farla anche a marzo, ma poi non siamo riusciti a farla. La faremo invece a novembre, la mostra con tutti i progetti a Lucca in occasione del Circuito Off. E la faremo per a Livorno a febbraio, a conclusione praticamente del laboratorio stesso di Confino. Febbraio, tra le altre cose, c'è la manifestazione dove c'è anche Silvano come nostro lettore, per cui può essere anche un modo per portare i progetti del nuovo laboratorio Work in Progress a far leggere e farsi dare quindi anche dei consigli. A me fa piacere che Paolo, che è stato poi la persona che si è occupato dei pannelli e del catalogo che quest'anno finalmente siamo riusciti a stampare, abbiamo fatto un po' un tentativo e è andato fortunatamente a buon fine di intervenire, così magari ci porta anche la propria testimonianza. Sì, ho il microfono aperto. Buonasera a tutti, sono Paolo Bini. I laboratori che abbiamo fatto sino adesso, la parte finale era sempre poter portare tutti in stampa. E quando si decise già qualche anno fa di adoperare i pannelli per poterli portare in giro senza avere un enorme numero di fotografie e dando un format sempre per tutti uguali, però all'interno, come vedete, ogni autore sceglie come poterlo allestire. E da 2 anni che l'idea di Silvano di fare il catalogo a noi ci ha stimolato molto. E l'anno scorso l'abbiamo fatto online, come tutti. Quest'anno abbiamo voluto provare a farlo impaginandolo in maniera da libro, da poterlo stampare. E abbiamo chiesto ai nostri autori se gli interessava avere una copia, il numero è stato abbastanza elevato da poterlo stampare e abbiamo potuto avere questo bel oggetto che non finisce in un anno come i pannelli, che finite le mostre ognuno si porta il pannello a casa, ma un pannello di 70-100 Elena Fiore, il microfono. Insomma, stavo dicendo, ognuno si porta il suo pannello a casa, ma è un pannello di 70-100, non è una, è abbastanza anche ingombrante. Invece un catalogo rimane in libreria e rimane per anni. La fotografia stampata è sempre una bella cosa.
ringrazio Silvano che ha avuto questa bellissima idea e ce l'ha fatta sfruttare. Grazie a voi. Silvano, se abbiamo qualche altro minuto, non lo so. Sì, sì, hai altri 7 minuti volendo. Benissimo, allora se qualcuno dei partecipanti al laboratorio che ho visto presente vuole intervenire, può intervenire brevemente, ma ovviamente lo può fare. Ho visto Salvatore, Daniela. Io volevo solo dire una cosa, non so se mi vedete perché la fotocamera ho dei problemi stasera. No, ma mi sentiamo benissimo, per cui sarà tranquilla. Volevo intanto ringraziare per l'opportunità che ho avuto, che è il secondo a cui partecipo perché sono da poco in Fiat. Comunque credo che l'apertura che c'è stata, l'accoglienza, diciamo così, di avere... per la prima volta, no, Silvia, un progetto collettivo, no? Che abbiamo fatto, è stata una cosa diversa. Infatti, ecco, ora si vede proprio in questo momento con i miei amici e colleghi del Club Fotografico Aquano, Salvatore Grazia e Anna Maria Beracini, abbiamo provato a fare un progetto insieme e è stato accolto da voi piacevolmente. Siamo stati molto contenti di aver apportato questa novità. E poi chissà, magari abbiamo creato un deterrente per le prossime lavori. Però ecco, il mio ringraziamento va a tutta l'organizzazione che è stata importante, cioè un lavoro che ha appunto impiegato così tanti mesi, ma che poi sono stati incontri che hanno fatto crescere quanti noi. In particolare, che insomma a me piace molto lavorare a tema, però è sicuramente una sfida e quindi mi piace continuare quest'anno, quindi parteciperemo a Totem e Tabù. Grazie ancora. Grazie a te. Se rimane ancora qualche minuto aggiungerei una parola a quello che ha detto Daniela. Allora, io ho già partecipato ad altri laboratori partendo da quello della famiglia, se non ricordo male, e quindi proseguendo poi con il film dell'Eterno e via dicendo. Questa volta il tema è stato, diciamo, bello condividerlo con altri miei colleghi, quindi l'idea che è nata in maniera collettiva sicuramente è stata una novità, come diceva anche Daniela, e ci ha stimolato molto. E abbiamo avuto l'opportunità di portare l'attenzione nell'ambito di questo tema qui, una cosa che sicuramente immagino abbia colpito un po' anche la sensibilità, diciamo, delle persone che lo hanno potuto vedere, perché chiaramente era ambientato in un carcere, che quindi non è una cosa di facile approccio, soprattutto di comune, diciamo, visita. Quindi ancora a maggior ragione per questo motivo qui è stato ancora più bello poterci lavorare sopra insieme e quindi condividere questo momento che avevamo avuto l'opportunità di avere anche grazie, diciamo, anche un po' al nostro prete, per lui al presidente Nebigi, che ci aveva dato anche questa opportunità di avere questa occasione, diciamo, di introduzione nel carcere. Quindi riassumendo, è stata una bella esperienza, quindi sicuramente che va sfruttata nei prossimi laboratori in maniera collettiva, come si diceva prima. Non credo che ci siano altri interventi dei nostri autori, non lo so. Non mi pare, Silvano, per cui... Bene. Grazie, complimentissimi anche per l'estensione provinciale. Voi continuate con questa caratteristica che c'è fin dall'inizio. Voi siete in pratica il laboratorio più esteso che abbiamo in Italia. E state ancora tutti insieme, anzi vi allargate, quindi vuol dire che tutto funziona, diciamo, molto bene. Una parte è, diciamo, stabile, nel senso ci sono gli affezionati ormai dal 2016 che ci seguono, e poi ci sono ovviamente chi viene un anno, due anni, va via, ci sono nuovi partecipanti, ma è bello anche così perché c'è l'infa nuova, no? Ci sono certo. Stimoli, ci sono chi ci segue da anni ovviamente che dà più supporto ai nuovi arrivati, ma i nuovi arrivati si sentono comunque accolti. Per cui abbiamo trovato questa formula e che funziona, diciamo, andiamo avanti in questo modo. Certo,
complimenti a tutti, in grazie particolare ai coordinatori e collaboratori. Avanti con il prossimo, 122. Sì, siamo Andrea Fornaro e Giacomo Sinibaldi, abbiamo svolto l'attività un po' di coordinamento del laboratorio Abruzzo. E cosa possiamo dire un po' di questo laboratorio, come l'abbiamo avviato? Possiamo dire che senz'altro dopo l'esperienza positiva che per me almeno come coordinatore è stata la prima dello scorso anno con Ambiente Clima Futuro, l'onda lunga di questa attività si è tornata senza più confini, potremmo dire, in un gioco di parole, e ha coinvolto tantissimi partecipanti. Inizialmente abbiamo, oltre che come Aternum Fotoamatori, che è la nostra associazione fotografica amatoriale qui a Pescara, siamo riusciti anche ad avvicinare soci di altre associazioni fotografiche amatoriali e anche non soci. Alcuni di questi poi si sono iscritti anche a FIAF. Partendo da 30 iniziali partecipanti, alla fine abbiamo concretizzato l'attività di laboratorio con 24 partecipanti, 25 lavori sotto forma di portfolio fotografico, quindi per molti è stata anche un'esperienza iniziale che potrà essere utile poi con affinamenti per poter presentare dei lavori ai tavoli di lettura dei vari festival che si svolgono a livello nazionale. Ma anche avendo sviluppato all'interno della nostra associazione un'attività di dipartimento per quanto riguarda gli audiovisivi e anche per i cortometraggi, l'attività si è anche concretizzata di laboratorio con la produzione di 4 audiovisivi e 2 cortometraggi, uno addirittura riguardato i famosi confini della strada, partendo un po' sulla dalla storia del più raduno della Harley Davidson. Detto questo, abbiamo iniziato a settembre dello scorso anno, e io e Giacomo Sinibaldi, al quale poi passerò la parola dopo questo preambolo, e con dei contatti svolti personali, praticamente svolti ogni mercoledì presso la nostra sede. E quindi lì, partendo non solo dal nostro concept, ma lasciando libertà agli autori, anche tramite gli interessanti concept che sono stati pubblicati dal Dipartimento Cultura, si è partiti da idee, e quindi partendo da progetti che inizialmente erano solamente in itinere, ne abbiamo poi cercato di avvicinare e sviluppare, cercando appunto di dare quei consigli utili per migliorare i lavori che via via vengono svolgendosi. Ovviamente in questo è stata molto anche utile l'attività svolta sulla produzione, ci ha affiancato, e quindi mi piace anche ringraziare Massimo Agus e Marco Fantechi per questo tipo di attività. Quello che possiamo dire è che nella produzione del catalogo, potete vedere, è stato aggiunto anche un codice QWERTY su ogni portfolio, per poter consentire di visionare e di accedere anche tramite il telefono cellulare coloro i quali hanno poi avuto modo di vedere questi lavori esposti in mostra. Come è stato concretizzato il discorso delle mostre? Si è partiti in analogia a quanto è accaduto, a quanto è capitato e come è stato svolto il discorso Italia a giugno, con una mostra fatta a Pescara in una prestigiosa sede che è quella dell'Aurum di Pescara, Fabbrica delle Idee, e ci sono stati anche moltissimi partecipanti ed apprezzamenti. Però poi, come per Ambiente Clima Futuro, abbiamo deciso, in ottica di più ampia condivisione, di allargare anche al contesto regionale. La seconda mostra è stata una mostra molto interessante, è partita nel mese di agosto presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, presso Civitella Fedena, il Museo del Lupo, dove sono transitati in quel periodo, è una meta di vacanze, circa 2.000 persone, tra cui anche molte scolaresche. Abbiamo visto firme o moltissime firme messe proprio per la circostanza. Da lì si è passati a San Valentino in Abruzzo Citeriore e poi c'è la richiesta in atto da parte di diversi comuni, per cui poi questa mostra diverrà, come lo scorso anno, itinerante. Per quanto riguarda i lavori, potrei aggiungere io però lascio la parola anche a Giacomo Sinibaldi, così ci dirà lui anche qualcosa.
Prego Giacomo. Giacomo? Mi sentite? Sì. Grazie Andrea, grazie Silvano. Allora, Silvano sta facendo scorrere delle immagini. Queste immagini si riferiscono ai pannelli dell'esposizione. Questo perché? Perché il catalogo che poi potete vedere sul sito di Agora di Cult è un catalogo molto particolare, nel senso che in relazione al fatto che abbiamo integrato e inserito nel laboratorio anche gli audiovisivi e i cortometraggi, c'era la necessità di poter esporre, far vedere anche questi lavori diversi. La fotografia, secondo me, va goduta nella stampa, cioè la fotografia non conclude, cioè viene finita secondo me nel momento in cui la stampiamo e l'abbiamo anche fisicamente tra le mani. Però oggi diciamo che i social hanno preso un posto importante nella diffusione delle immagini. E quindi abbiamo pensato che se la fotografia va stampata, la divulgazione dovrebbe essere divulgata tramite social. E abbiamo quindi pensato di utilizzare quello che è il link più noto e utilizzato a livello social, che è il QR code. Come vedete ogni pannello ha il QR code, il catalogo è fatto con una pagina descrittiva, un'immagine rappresentativa, la descrizione e poi il QR code per poter accedere a un repository dove si possono vedere tranquillamente le immagini utilizzando un cellulare ma anche un computer, quindi a monitor o video. In questo modo abbiamo soddisfatto anche un'altra esigenza, perché noi come circolo Aeternum Fotoamatori abbiamo diverse sezioni, diversi dipartimenti, e mi sembrava che un progetto così importante e sentito, desiderato... Mi senti? Ho la sensazione di aver sbagliato gruppo. Perché sono tutte super fette, io faccio fatica a capire cos'è una fattina. Il microfono, signore, spenga il microfono. Quindi diciamo, è un progetto così importante, interessante, desiderato, mi sembrava, come dire, un po' limitante escludere altri tipi di altre forme di arte grafica e fotografica. E quindi abbiamo cercato una soluzione per soddisfare questa... Ah, state che avevo 3 anni, sono state che avevo 9. E quindi, allora, il discorso è stato fatto in questo modo. Noi, come ha detto Andrea, avevamo... in presenza per le persone, gli autori. No, però che sento che sono tutti super esperti. Io sono proprio, tu lo sai che io sono ancora rilegata alla foto singola, no? Ma sì. Diciamo che il laboratorio è interessato sia l'Abruzzo che il Molise. Questo lo so, però autori di 4 province praticamente, quindi Pescara, Chieti, L'Aquila e anche nel Molise Isernia. Allora era importante impostare il laboratorio affinché tutti potessero lavorare, condividere i lavori, partecipare e anche discutere dei lavori, sia dei propri che dei lavori degli altri autori. E in questo modo abbiamo fatto sia degli incontri online interni al laboratorio, sia poi 2 incontri con i 2 diciamo tutor che ci hanno dato un contributo importantissimo, Marco Fantecchi e Massimo Agus, e in qualche modo abbiamo avuto la possibilità di
condividere anche con le persone che non erano attive nel laboratorio, ma che erano interessate a vedere come si svolge un laboratorio e cosa si può fare e ottenere da un laboratorio. I lavori sono, direi, dal nostro punto di vista molto interessanti. Alcuni sono reali, alcuni sono simbolici, altri concettuali. Ho dato la massima libertà espressiva agli autori. Diciamo che noi come coordinatori eravamo dei consulenti a consigliare dei percorsi, delle strade, delle soluzioni, ma stimolando la creatività e formando tecnicamente anche coloro che non avevano all'inizio gli strumenti necessari. Quindi abbiamo notato poi una grande partecipazione anche sull'onda della soddisfazione del risultato del precedente laboratorio di ambiente Chimica Futuro, che ho visto una partecipazione non solo da parte degli autori per realizzare i lavori, ma si è estesa anche agli altri dell'associazione, chi era vicino alla possibilità, perché questi pannelli sono stati progettati da una nostra, da una collaboratrice che è Franca Cauti, per la realizzazione e la stampa in collaborazione e in condivisione con ciascun autore. E sono pannelli in certi casi anche enormi, perché sono 70-100, ma ci sono dei pannelli 70-150, 50-150, quindi in funzione della composizione che Franca e l'autore cercavano di definire per il migliore godimento del lavoro. Direi che è stato un discorso molto, molto di grande soddisfazione e vedo anche un'ottima partecipazione per il futuro con il prossimo laboratorio, che ancora non iniziamo perché, ecco, forse questo incontro, Silvano, sarà la tappa di passaggio, il confine, direi, tra i due laboratori, perché abbiamo detto fine. Completiamo questo, ci sarà ancora qualche tappa per la mostra, ma contemporaneamente iniziamo a lavorare, raccogliere le adesioni e lavorare sul prossimo laboratorio. Certo. Sono tanti gli autori e pochi che potevano presenziare, non tutti potevano presenziare, allora abbiamo deciso di se c'è del tempo, illustrare i vari lavori, ma non abbiamo previsto la partecipazione diretta degli autori, anche per non far torto a chi non poteva essere presente questa sera. Direi che è stato esaustivo, Quindi abbiamo visto tutte le novità che avete inserito col QR, molto interessante anche quello. Adesso qua avete inviato i pannelli in modo che le opere si vedano, ecco, però è un bel suggerimento questo, molto interessante. Sì, infatti che è piaciuto, anche perché adesso il QR code, il QR sta diventando, il mezzo per linkare i nuovi approcci con i social è quello del tri-link, cioè non di avere direttamente la visione, ma di collegarsi con un luogo, un repository dove posso andare a vedere e ad apprezzare le opere.
anche in questo modo diventa veramente divulgazione secondo i metodi attuali, i metodi moderni che stanno prendendo anche sopravvento. Sappiamo benissimo che le Ah, certamente. scarpe non si fanno quasi più per il godimento del lavoro, ma si godono su monitor, addirittura sul cellulare. Diciamo, è una tendenza. Abbiamo detto, lasciamo le stampe perché le stampe ci devono essere, i pannelli devono essere, come dire, visti in maniera approfondita, goduti nella fisicità, no? Dell'opera. Però diamo la possibilità a chi non può, magari partecipare, andare a vedere una mostra, di comunque di accedere, diciamo, alle opere. E queste opere, accedere alle opere che sono non solo fotografie, non sono lavori di portfolio, di serie fotografiche, ma anche audiovisivi, che è una bellissima forma fotografica, e i cortometraggi che sempre più stanno prendendo piede diciamo, nel gusto dei giovani che usano moltissimo i social. Quindi abbiamo cercato di Benissimo. soddisfare le due tipologie di uso della fotografia. Complimenti Giacomo, complimenti Andrea, state facendo delle cose molto, molto interessanti e innovative. Andiamo al Lab 124, che è coordinatrice Claudia Ion. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Silvano, preciso subito che sono co-coordinatrice insieme a Massimiliano Tuveri, quindi lo nomino e lo tiro in ballo immediatamente appunto come tutor di questo percorso. Prima di iniziare ad entrare nel vivo, io provo a fare un appello disperato a questo punto a Alfredo ed Elena Fiore per fargli chiudere i microfoni onde evitare che funestino con telefonate private un po' l'audio di tutta la presentazione. Proprio ve lo chiediamo per cortesia, se sentite questo appello, per favore spegnete i microfoni. E comunque, ecco, insomma, sarebbe utile. In ogni caso, allora, noi abbiamo, dunque, io e Massimiliano Tuveri abbiamo in realtà seguito due laboratori, uno appunto è questo, il 124 dell'Umbria e altre regioni, l'altro il 125 che però è destinato ad altra serata. Per quello che riguarda il 124, in realtà si è svolto sia in Umbria e questo devo dire con grandissima soddisfazione, quest'anno ha visto veramente una partecipazione piuttosto ampia di autori provenienti da molti circoli fotografici differenti, e quindi in questo frangente devo dire che vi è stata una bellissima veramente adesione che ha reso l'esperienza fortemente intercircolo con grandissima soddisfazione. E poi questo laboratorio noi diciamo sempre è Umbria e altre regioni, perché avendolo comunque condotto online, noi ormai dai tempi del Covid abbiamo adottato, diciamo, l'online accanto alla forma ibrida, perché in realtà abbiamo fatto tutti gli incontri in presenza e online contemporaneamente per quanti siano a distanza. Quindi in realtà sono presenti autori un po' da tutta Italia, dal nord proprio al sud, e quindi questo è un laboratorio che veramente rende conto di tantissime realtà, di tanti sguardi che sono anche molto differenziati a livello appunto individuale, ma anche regionale, se vogliamo, perché anche i luoghi che sono rappresentati spaziano un po' a tutte le latitudini della penisola. L'esperienza è stata bellissima come sempre, il discorso del percorso laboratoriale è stato ormai commentato un po' da tutti i coordinatori in precedenza, è veramente un'esperienza preziosa per tutti perché è arricchente veramente sotto ogni aspetto per tutti i coordinatori e partecipanti, io credo, perché chi partecipa di solito poi partecipa anche alle edizioni successive con grande entusiasmo, è un percorso condiviso. Noi abbiamo stabilito più o meno la regola che ovviamente tutti i lavori debbano essere originali e realizzati durante il laboratorio, dato che è un luogo del fare, e abbiamo avuto un ritmo di due incontri al mese,
da più o meno l'autunno, settembre, ottobre, quando abbiamo iniziato, fino a maggio, forse anche così inizio giugno, come termine, insomma, della, diciamo, di tutto questo iter. È stato un percorso molto interessante, anche perché, come sempre, noi cerchiamo in qualche modo di, ecco, offrire una serie di spunti che fa parte un po' la cifra del nostro laboratorio, cerchiamo di spaziare tra tante discipline. Quindi l'inizio di ogni laboratorio in realtà è una specie di fucina di idee che si innescano anche grazie proprio all'interazione tra fotografia, perché offriamo comunque tantissimi lavori di ispirazione, però anche tutte le altre discipline connesse al tema. Quindi anche per Confini siamo partiti un po' dall'etimo della parola e abbiamo esplorato un po' tutte le potenzialità, parlando di confini materiali, di confini immateriali, applicato un po' a tutti gli ambiti. Quindi vi sono una pluralità di linguaggi che sono stati adottati liberamente dagli autori, vi sono lavori di natura documentale, reportagistica, ci sono lavori concettuali, ci sono veramente vicende anche personali proprio esplorate, messe anche a nudo, come spesso la fotografia consente di fare, all'interno appunto di queste opere. Un'altra caratteristica, come sempre, dei laboratori che è veramente importante è la varietà di livello, diciamo così, di esperienza degli autori in campo fotografico. Quindi con grandissima soddisfazione possiamo dire che all'interno di questo nostro catalogo, che abbiamo pensato un po' come una rivista online, quindi anche così fruibile da sfogliare, in modo, speriamo, insomma, abbastanza gradevole, vi sono comunque autori che sono molto smaliziati, quindi che sono ormai giunti al loro ennesimo, diciamo così, portfolio, ma anche autori che sono alla loro primissima esperienza. Quindi sono partiti anche veramente un po' timorosi di non riuscire a declinare il tema in modo completo o comunque esauriente, invece poi hanno scoperto che in questo percorso, un po' grazie anche agli stimoli offerti da tutti i partecipanti, perché veramente è un percorso di condivisione, ma anche di incentivo sostanzialmente, dire, come reciproco, è veramente molto interessante vedere come si instaurano delle dinamiche proprio di ispirazione reciproca, di anche aiuto delle volte, appunto, con idee, suggerimenti che in qualche modo creano un clima di grande collaborazione e di grande, appunto, tensione creativa condivisa. Luoghi estremamente preziosi, io credo, per la FIAF, perché offrono l'opportunità di crescere agli autori e anche una vetrina finale che è il coronamento del loro sforzo, che è sia appunto il catalogo, sia naturalmente la mostra che di solito appunto corona tutto il percorso. Quindi qui abbiamo autori appunto dell'Umbria, ma anche di altre regioni. Io a questo punto darei la parola a Massimiliano Tuveri, in modo da avere anche un po' la sua testimonianza dell'esperienza svolta. Sì, grazie Claudia, buonasera a tutti. Mi unisco al coro di ringraziamenti per Silvano, meritati tra l'altro, per questo discorso dei laboratori, per questa serata di questa sera, ma soprattutto per il concetto proprio del laboratorio all'interno del mondo della fotografia, che secondo me è importantissimo. E proprio a proposito di concetti, anche mentre parlavano, insomma, gli altri tutor degli altri laboratori, mi venivano in mente tutta una serie di parole che si sottolineavano da sole, no? dentro i miei pensieri. Perché il laboratorio è in qualche maniera pieno di una serie di piccole frasi che sono anche, diciamo, un modo di crescita. Mi viene in mente ad esempio la parola collaborazione, no? Perché il laboratorio è fatto proprio di questo, di collaborazione fra persone, no? Nel mondo della fotografia questo è importantissimo. Mi viene in mente subito appresso a collaborazione la parola condivisione, soprattutto di conoscenze,
no? Perché comunque per realizzare un lavoro fotografico non abbiamo visto, ormai sono diversi anni che con Claudia, insomma, ci cimentiamo in questo percorso. Per realizzare un lavoro fotografico la collaborazione fra individui è una cosa spettacolare, cioè a noi piace vedere come ad ogni incontro le diverse persone in qualche maniera si interfacciano e fanno crescere i lavori degli altri. Mi viene in mente anche la parola apprendimento, che sostanzialmente è un apprendimento che in qualche maniera è quasi subliminale, cioè anche se tu vai per assistere ad una giornata di fotografia, ad una giornata di laboratorio, a vedere i lavori degli altri, questo apprendimento piano piano si fa strada dentro di te. Un'altra parola che mi viene in mente, che ho sentito spesso, diciamo, in questa serata è sperimentazione, no? Il laboratorio è un luogo dove sperimentare. Molti specie quest'anno, devo dire, perché forse abbiamo insistito un po' di più con Claudia, hanno sperimentato nuovi modi di fotografare. Sono un po' usciti tutti quanti da quella che era la loro fotografia, la loro comfort zone, e in qualche maniera sono riusciti anche a conoscere e ad esprimere dei lavori fotografici che magari all'inizio non erano nelle loro corde. Mi viene in mente scopo comune. Perché ci è capitato che magari diverse persone in qualche maniera abbiano collaborato fra loro e abbiano realizzato. Io sento un rumore piuttosto forte, scusatemi. È Scusa. durissima come no? Nel 2023, dopo che ormai sono 4-5 anni, ancora non abbiamo percepito il discorso di chiudere il microfono quando stanno parlando le altre persone. Comunque dicevo, risoluzione dei problemi, problemi anche complessi, perché comunque queste persone in qualche maniera lo risolvevano fra loro. Parlavo prima di scopo comune, che è il senso vero del laboratorio, cioè alla fine dobbiamo realizzare un lavoro. Devo dire che abbiamo avuto dei numeri interessantissimi. Ne parleremo pure il prossimo incontro, dove avremo il laboratorio del Lazio, però in questo dell'Umbria e altre regioni abbiamo avuto una percentuale altissima di lavori eseguiti, e lavori eseguiti con anche un certo, come dire, savoir-faire, cioè veramente lavori fotografici belli. Ho lasciato per ultimo, ma non perché è l'ultimo nei miei pensieri, il discorso della crescita personale, che secondo me nel laboratorio è spettacolare. Ognuno di noi, anzi, come dire, mi ci metto io in testa, per me i laboratori sono stati, sia dal punto di vista professionale, che dal punto di vista di tutor, che dal punto di vista appunto di docente di fotografia, ma anche di appassionato di fotografia, devo dire, sono stati un motivo di crescita personale incredibile che magari non avrei potuto avere con uno studio personalizzato e magari un approfondimento fatto in proprio, da solo, magari sui vari siti internet. E quindi chiudo in sintesi questo mio intervento con un altro ringraziamento a Silvano. Grazie Silvano, perché veramente questo metodo, questa metodologia è veramente importante. Grazie. Grazie a te Massimiliano e scusami se non ti ho citato prima, ma avevi in mente il laboratorio laziale e allora non so Certo. perché ti ho rimandato No, la. ma infatti io Guarda faccio capo Silvano, all'Umbria. se ti posso correggere un secondo perché ci tengo, preferirei il laboratorio del Lazio, perché il laboratorio laziale mi sta un po' pesante. Fantastico. Questo riferimento calcistico, però ecco, adesso noi non abbiamo chiesto ai nostri autori di intervenire, anche se ce ne sono collegati, anche per non fare torto a nessuno, però li ringraziamo tutti per l'impegno, anche ne abbiamo uno che addirittura dall'estero, durante la permanenza all'estero, è riuscito a realizzare il lavoro per questo laboratorio. E, ecco, per noi come sempre è stata un'esperienza, ripeto, molto utile, molto fruttuosa, molto arricchente, al di là del fatto che magari qualcuno non ha completato il lavoro, non ha avuto un modo ovviamente di arrivare alla fine, ma questo è abbastanza fisiologico all'interno di qualsiasi percorso di questo tipo. In realtà poi
come al solito, la meta è il viaggio, anche qui, per cui a fronte di tanti bei lavori realizzati, dei cataloghi comunque chiusi, c'è comunque la soddisfazione, io credo, per molti di aver comunque partecipato ad un percorso che si è rivelato estremamente formativo e che comunque ha lasciato sicuramente tracce, ha lasciato, ecco, strumenti e competenze per lavori futuri. E quindi siamo pronti ai blocchi di partenza, naturalmente anche per Tatem e Tabù, che inizieremo a breve, ormai ad ottobre, e che sarà anche qui una sfida particolarmente interessante per gli autori che ovviamente, come sempre, all'inizio sono sempre perplessi circa le modalità per affrontare, insomma, tematiche nuove su cui non hanno riflettuto appieno. Ma come sempre noi sappiamo che poi il tema si dipanerà, insomma, mano a mano che ci riflettiamo e prenderà forma appunto anche la progettualità individuale. Ringrazio ancora Silvano e tutti per l'attenzione. Intanto stanno scorrendo ancora le immagini. Lo finiamo fino alla fine. Sì, lo finiamo, io direi che diamo soddisfazione a tutti gli Sono autori. tante opere, bellissime, Sì, bellissime. devo dire che spaziano poi veramente tra le realtà personali, perché veramente il concetto, il tema di confine, insomma, il concetto di confine è stato veramente declinato in tanti modi differenti che ci hanno veramente anche a volte stupito per la varietà, ma credo che sia normale. Ed ecco, il fatto che comunque tanti autori abbiano anche adottato i linguaggi che gli sono propri, come in questo caso ci sono autori che hanno proprio ormai una loro cifra riconoscibile, e altri invece hanno colto l'opportunità per esplorare nuove potenzialità del mezzo, ecco, e quindi è stato veramente un percorso di grande interesse per tutti. Ecco, questo catalogo in realtà era previsto per una visione a pagina singola, ma insomma così almeno abbiamo velocizzato sicuramente, già così è lungo. Ecco, anche qui abbiamo un lavoro insomma realizzato all'estero e quindi proprio questo. E, ecco, quindi direi che abbiamo spaziato in Italia e anche nel nord Europa siamo molto soddisfatti. Direi con giusta ragione. Ma penso come tutti, naturalmente. Questo è molto, penso che sia una grande soddisfazione per tutti. E questi momenti, io credo, di condivisione anche tra laboratori e con altri autori, con altri coordinatori, possono essere veramente preziosi e speriamo, insomma, si possano svolgere più spesso. Adesso ci siamo praticamente quasi, non so se Massimiliano vuole intervenire di nuovo per dire due parole, io mi sono dilungata sulle foto, scusate, ma diamo spazio alle fotografie. Nessun imbarazzo, la fotografia col silenzio la si legge di più, vero? Anzi, è necessario il silenzio. Beh, devo dire, guarda, Silvana, che siamo stati veramente contenti del lavoro, insomma, che è stato svolto. Cioè, mentre all'inizio c'era un po' la paura di, siccome era un tema veramente molto vasto, no? Che dava la possibilità in qualche maniera di andare ad indagare tantissimo spazio, perché poi alla fine un confine può essere un po' tutto, no? E quindi c'era questa paura, diciamo, negli autori di incappare nel lavoro, passami il termine, tra virgolette, banale. In realtà, poi dopo, questo sforzo, diciamo, iniziale ha prodotto tutta una serie di percorsi che magari neanche l'autore stesso all'inizio aveva in qualche maniera immaginato, no? Ecco, questo è il vero potere della fotografia, in qualche maniera andare ad indagare, realizzare dei lavori fotografici che magari non erano. Pensavi di non avere nelle tue corde, oppure non erano neanche nei tuoi pensieri, e
tra virgolette, anche a volte sbanalizzarli. Ecco, qui siamo arrivati alla fine, però mi piaceva dire questa cosa che secondo me è importante. Certamente. Grazie. Grazie Grazie a te. anche a voi. Un lavoro meraviglioso, assolutamente. Allora, avanti l'ultimo, è con Alma. Prego, Alma, è il laboratorio 129. Prego. Buonasera a tutti, mi unisco comunque ai ringraziamenti. Questi incontri ci danno l'opportunità di comunque di condividere i nostri lavori e le esperienze di tante persone e questo comunque, come è già stato detto, è una cosa molto importante, ci aiuta tanto. Noi siamo il Circolo Oratore, laboratorio 129 di provincia della Spezia. E anche per il tema confini abbiamo aderito con piacere alla partecipazione. E noi sono alcuni anni comunque che partecipiamo ai laboratori. I primi anni io ho avuto la fortuna di cominciare con Silenzio, con Fantecchi. Ecco, è stato lui che poi ci ha aperto la via a questi laboratori che veramente sono una cosa importante. E dunque, dicevo, i primi tempi hanno partecipato con noi diverse persone, e fino, diciamo, al periodo dell'emergenza, che poi, insomma, ci siamo un po' bloccati perché purtroppo quando abbiamo ripreso le attività, tante persone per problemi familiari, personali, hanno lasciato, si sono allontanati. Poi, come diceva Tavaroli nello scorso incontro, la Liguria è una zona un po' difficile, un po' ostica. E, per esempio, nella nostra provincia, la Spezia, ci sono alcuni gruppi fotografici che nel tempo io ho cercato di contattare e di invitare sia alle attività FIAF sia ai laboratori, li ho invitati in più occasioni. Però sembra che abbiano altri obiettivi, altre idee, perciò la cosa, insomma, hanno declinato l'invito. E per cui quest'anno ho lavorato col mio gruppo e con i soci che hanno aderito al progetto. Noi non siamo tantissimi, siamo un numero. Abbiamo realizzato un lavoro collettivo e 8 lavori individuali. E per il lavoro collettivo, come abbiamo fatto sia per ambiente, clima, futuro, effimero, eterno, abbiamo pensato a un lavoro che ci potesse coinvolgere tutti. E quest'anno l'idea è stata di usare Polaroid perché comunque già di per sé è un confine, perché lo scatto unico, uno scatto che comunque è sempre una sorpresa quando esce l'immagine perché mai viene uguale all'altra. E poi diciamo anche i costi che ha, non è che ci si può mettere a scattare a raffica. E di conseguenza, appunto, noi abbiamo fatto una serie di scatti, abbiamo fatto una scelta e la scelta di queste immagini poi sono state trasferite, le abbiamo trasferite con un procedimento particolare. È anche abbastanza impegnativo su un cartoncino ruvido tipo un carta da disegno e che ha comunque reso un effetto impreciso e diciamo pittorico. E devo dire che a noi è piaciuto tanto questo lavoro. E, diciamo che la cosa più importante è già stato detto in maniera eccellente da tutti voi. Che i laboratori è un'occasione per lavorare insieme, per collaborare, per crescere insieme e certamente mettiamo insieme le idee, ci consigliamo e questo è veramente importante. Poi quando facciamo anche le uscite fotografiche insieme, questo facciamo gruppo, cioè è un piacere stare insieme. È anche un gran divertimento, perciò uniamo il divertimento alla nostra passione e devo dire che quando usciamo, insomma, ci si diverte parecchio. E poi
Poi ogni volta comunque è un'esperienza nuova, è un accrescimento. E dei progetti poi ognuno ha fatto un proprio progetto individuale e ognuno di loro ha elaborato liberamente il proprio concetto, col proprio stile, col proprio sentire. E abbiamo fatto diversi incontri visionando i lavori. Quando dove era necessario ci siamo consigliati nella scelta, nell'editing e poi importante la serata che abbiamo fatto appunto organizzato con Silvano, perché poi alcuni di noi avevano anche fatto più di un lavoro e lui così con Silvano ci ha dato un parere definitivo sui lavori da proporre e questa comunque è stata una bellissima esperienza. Adesso noi non siamo ancora partiti col nuovo progetto, partiremo diciamo dopo Colorno. Ripartiremo, tanto riapriremo il circolo a breve. E posso dirvi che sabato sarà inaugurata la mostra Confini a Sarzana, presso il Palazzo Civico del Comune di Sarzana alle 16:30. E se qualcuno di voi è in zona, è invitato sicuramente a partecipare, sarà un piacere. E poi siamo a Colorno Photolife, il 14 e il 15 ottobre, dove spero di vedere, insomma, diversi di voi. E detto questo, adesso passerei la parola a Rossella che magari va un pochino più sul dettaglio dell'esperienza che abbiamo avuto nel portare avanti i lavori. Va bene, grazie Alma, buonasera a tutti. Appaio proprio nel momento in cui vedo scorrere sullo schermo le fotografie del mio progetto, tra l'altro. Vabbè, era un appuntamento, quindi. Niente, vorrei aggiungere semplicemente a ciò che ha già ampiamente detto Alma, che abbiamo lavorato anche quest'anno ai progetti individuali in maniera diciamo completamente libera, nel senso che ogni socio ha elaborato il proprio concept liberamente e poi ha portato, ognuno di noi ha portato il proprio lavoro. Gli incontri proprio nel momento dell'editing e quindi quello è stato uno dei momenti più interessanti, secondo me, e più importanti dei nostri incontri, perché proprio nel momento dell'editing abbiamo cominciato a valutare il lavoro dell'amico, a fare delle riflessioni anche sul nostro lavoro, perché il guardare le foto degli altri ti porta sempre un po' a paragonare quello che l'altro ha fatto con quello che hai fatto tu. E quindi abbiamo avuto questi incontri molto, molto piacevoli e soprattutto interessanti. Infatti mi piace molto quello che ha detto poco fa Massimiliano Tuveri quando ha parlato di collaborazione, condivisione, apprendimento e sperimentazione. Sono proprio queste le cose importanti che riusciamo a realizzare attraverso i laboratori. Però la cosa che è tipica, diciamo, del nostro circolo, è quello, è il lavoro collettivo. Anche negli anni precedenti abbiamo sempre realizzato un lavoro collettivo fatto di tante foto, ognuna scattata da un autore diverso, da un socio diverso. E anche quest'anno abbiamo pensato di fare quest'altro lavoro, sempre in tema come negli anni precedenti. E dopo aver scelto, quest'anno poi è stata una cosa molto particolare, perché prima abbiamo scelto lo stile, e come giustamente diceva poc'anzi Alma, questo stile che ci ha portato a scegliere la fotografia della Polaroid, un po' in una tendenza controcorrente, perché
se pensiamo all'ampio uso che ormai si sta facendo con la post-produzione e con l'intelligenza artificiale, noi abbiamo voluto scegliere non solo lo scatto proprio tradizionale, ma addirittura anche uno scatto unico e irripetibile, e quindi abbiamo voluto dare anche questo tocco che è giustamente un confine. E poi scelto quindi lo stile un po' pittorico, ecco che abbiamo pensato al tema, e quindi abbiamo cercato di lavorare un po' col brainstorming e alla fine abbiamo scelto una cosa a noi molto vicina: il mare. Noi abitiamo tutti ad esempio io vivo alla Spezia, proprio sopra il mare, Alma vive anche lei vicino al mare, quindi noi viviamo al mare, e allora abbiamo pensato di utilizzare, cercare questo confine, ed ecco che abbiamo ci siamo trovati tutti insieme e siamo partiti per questa gita alla ricerca del mare, ma non il mare della Liguria, abbiamo voluto cercare il mare della Versilia, notissimo con tutte queste lunghe spiagge, e siamo andati un po' alla ricerca. Arrivati in Versilia, su questa lunga passeggiata di Via Reggio, Forte dei Marmi, tutte queste località arcinote, abbiamo avuto grandissime difficoltà a vedere il mare. Ecco che allora ci siamo addentrati a cercare un piccolo varco che ci potesse portare a raggiungere, a toccare l'acqua e a fotografare l'acqua. E quindi invece di fotografare l'acqua, il mare l'abbiamo fotografato solo alla fine, perché fortunatamente abbiamo trovato un varco che ci ha condotti alla battigia. E quindi ecco come abbiamo realizzato il nostro progetto individuale. Abbiamo volutamente mischiato tutte le foto, io riconosco quali sono le mie, ma non so più di chi sono le altre. È stata un'esperienza bellissima, e adesso ci apprestiamo a Totem e Tabù, e a me piacerebbe fare ancora un lavoro collettivo come questo, e ce la faremo. Grazie. Sì, sono certo che ci riuscirete. Avete un legame fantastico. Complimenti, Alma, Rossella. Davvero. Grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie della serata. Siamo in pochi, ma siamo tutti FIAF, e quindi ci teniamo su tutti. Eccoci. Bene, siamo rimasti in 86, siamo arrivati, penso, ho sentito 110, siamo contentissimi. Io mi ero dato, pensavo fosse 80 di media. Comunque, anche questa sera è stata una serata meravigliosa. Complimenti a tutti, fate delle cose fantastiche. Il mio vanto è quello di mostrarle e che tutti le possono vedere. Le abbiamo registrate, quindi quello che abbiamo investito in quest'oretta rimane e sarà visto da tutti. Grazie a tutti e ci rivediamo giovedì prossimo.